5 anni fa nessuno credeva che i corridori con diabete possano correre su questo livello, perché il ciclismo sappiamo come uno sport, uno dei più difficili sport, uno dei più complicati. Essere su questo livello, sì, ci abbiamo messo tempo e praticamente è stato un miracolo. Sento ancora oggi che il diabete tante volte ferma persone, sia giovani che persone adulte, però secondo me sbagliano perché anche io mi hanno diagnosticato il diabete a 16 anni e non mi sono mai fermato, cioè, non ho detto sì, ho il diabete, ma questo non mi impedisce a fare quello che amo e quindi ogni giorno salgo sulla bicicletta e vado a fare sport, ecco. Vogliamo essere un esempio importante per tutte le persone affette da diabete, in particolare per i ragazzi un po' più giovani che guardando anche il nostro appunto esempio possono essere così ispirati, tra virgolette, a seguire i propri sogni e non arrendersi. Bah, la prima cosa da dire è stai tranquillo che non sei l'unico nel mondo e ci sono tante persone che sono passate prima nella tua situazione e tutte sono riuscite a passare quel momento così brutto. Non è facile, lo so, però dopo sta tutto nella questione di volontà e di tirarsi sulle maniche e di combattere questa malattia, ecco. Adesso nel ciclismo c'è un gruppo che porta un messaggio speciale, non solo il nome dello sponsor, ma una cosa umana c'è scritto sopra, praticamente Changing Diabetes, quello che aiuta a bambini, a persone che hanno avuto questo problema, diabete 1. E siamo qui per cambiare diabete.